Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Dado Bax, lei è Astrid e ci eravamo lasciati qui, nella precedente puntata della mia guida su Elden Ring. Prima di proseguire in questo dungeon, mi avevate fatto notare nei commenti del precedente video che ci siamo dimenticati, o meglio mi sono dimenticato, di andare a prendere le armi a questi carri. Siamo qui, abbiamo liberato questo accampamento vicino al boschetto, vicino alla chiesa di Elle. E mi ero dimenticato, giustamente, di andare ad aprire questi forzieri. Allora, possiamo trovare delle armi. Qui troviamo un flagello. E nell'altro baule dell'altro forziere troveremo uno spadone. In realtà, psicologicamente mi ero dimenticato perché non fanno parte, diciamo, della nostra build. Però giustamente è interessante farvelo vedere, vedete? Ecco qua. Spadone del vassallo. Sono delle armi interessanti, sicuramente, vale la pena prenderle, anche e soprattutto una volta che ci siamo ammazzati, voglio dire, per liberare qui l'accampamento. Ciò nonostante, non faranno parte della nostra build. In ognuno di questi accampamenti, in realtà sono delle rovine più che altro, vedete, rovine davanti al cancello, in ognuna di questi, in queste rovine ci sono sempre dei loot nascosti in dei... In realtà prima li ho chiamati dungeon, però in realtà non è un dungeon. Nelle rovine sotto il castello spesso e volentieri c'è semplicemente una porta. A volte oltre alla porta c'è qualche nemico, ma nulla di che, ma non si apre veramente un dungeon, si apre semplicemente un premio. Ciò nonostante ho creato un po' di suspense perché il premio che c'è sotto queste rovine è molto importante. Troviamo una cenere di guerra e il coltello da affilatura. Sono comparsi chiaramente i tutorial, però chiaramente dato che sono io qui a farvi da guida, vi spiegherò io esattamente a che cosa servono. Allora, andiamoci a sedere ad una grazia. Peraltro, proseguendo su questa strada, troveremo proprio una grazia perduta che casca proprio a fagiolo. Allora, sedendoci a questa grazia, a questo punto avremo la possibilità di scegliere l'opzione ceneri di guerra, dato che abbiamo il coltello da affilatura. E possiamo andare ad aggiungere alle nostre armi appunto queste ceneri. Che cosa fanno? Allora, potete notare come nella parte centrale della nostra di questa scheda ci sia scritto furia di colpi. Poi ci sia una freccetta e ci sia scritto pestone tempesta, cioè cambia l'abilità speciale, ma fa un'altra cosa. Se guardate un po' più giù, a potenza attacco cambia dei numeri, da 130 a 17 diventerebbero 111 21. Che cosa significa questa cosa? Allora, innanzitutto permettetemi di farvi vedere il pestone tempesta. Allora, leggiamone un attimo, dato che non l'ho utilizzata nella mia prima partita, vorrei leggerne un attimo le... abilità. Forse non possiamo leggerle nel momento in cui... Ah, sono un cretino, scusate. Basta andare dall'arma. Pestone tempesta, abilità che canalizza l'essenza di gran tempesta, sferra un violento pestone a terra scatenando una breve tempesta. Ah ok, non ha un'altra cosa, ok, non l'avevo mai utilizzata. Ok, ci sono alcune abilità che dopo aver premuto L2 si possono concatenare con gli attacchi, pensavo che lo facesse anche questo. Ok, quindi questo semplicemente fa... Non lo so, non l'ho mai utilizzato, proviamolo ad utilizzare. Così su due piedi non mi ispira un granché, eh?
Però questa è solamente una delle abilità. Chiaramente il coltello di affilatura che abbiamo trovato lì sotto permetterà di mettere alla nostra arma qualsiasi cenere. Allora, vediamo un po'. Lo stordisce, se mi pare di aver capito. Ok, devo prenderci la mano, ma mi sembra che lo stordisca leggermente. Se noi andiamo a mettere quello originale, vediamo un po' com'è quello originale. No, credo che lascerò quello originale. Anche per un'altra motivazione, che ora vi andrò a spiegare. Questo che vi vado a spiegare è un concetto fondamentale dei titoli From Software. Allora, nel frattempo ho tolto la cenere di guerra. Allora, guardate bene la parte centrale, dove c'è scritto potenza di attacco. C'è scritto fisico 130 più 17, che diventerebbe, aggiungendo questo pestone tempesta, 111 più 21. Che cosa significa questa cosa? Allora, il 130 è il danno base che fa l'arma. Il più 17 è il danno in più che fa l'arma in base alle nostre statistiche. Se noi andassimo a mettere questa cenere di guerra, andremmo a ridurre il danno base dell'arma, che passerebbe da 130 a 111, ma andremo ad aumentare l'influenza delle nostre caratteristiche, che passerebbe da 17 a 21. Questa cosa è segnalata dalla proporzionalità attributi, che vedete un po' più in basso, che è contrassegnata da lettere. A è quando scala meglio, B scala un po' peggio, C peggio ancora, D è il minimo. In questo caso specifico passerebbe da D a D, quindi in realtà non c'è un cambiamento così netto. Ciò nonostante, ammettendo che possa cambiare da D a C, per esempio, andrebbe ad offrire un bonus maggiore delle nostre statistiche, e quindi magari potrebbe valer la pena. Ciò nonostante, diciamo che questi upgrade, ora come ora, in realtà comunque non danno un ottimo bonus, in quanto sono le nostre statistiche ad essere basse. Ammettendo che noi avessimo a forza, che ne so, 40, chiaramente il bonus che deriverebbe da forza sarebbe maggiore e quindi converrebbe togliere il danno base a favore, appunto, del bonus. Posso immaginare che vi abbia un po' perso in questo frangente, state tranquilli se non avete compreso tutto, giocando ci farete caso, insomma, va bene, insomma, ora come ora. Non preoccupiamoci troppo di questo concetto che, insomma, è leggermente più avanzato, però, insomma, mi sono permesso di spiegarvi in quanto, chiaramente, abbiamo trovato un coltello d'affilatura. Allora, fatemi pensare a quello che voglio farvi vedere in questa puntata. Dobbiamo esplorare. Allora, sicuramente è una cosa buona e giusta spiegarvi come sbloccare una mappa. Perché in realtà non ve l'ho spiegato, cioè vi ho spiegato che bisogna trovare questi frammenti sotto gli obelischi, però in realtà c'è un trucchetto per sapere dove trovare questi obelischi. Quindi sicuramente lo faremo, ma prima di farlo, torniamo alla chiesa di El, perché voglio fare una cosetta. This way, Tarnished. May I have a word? Pleasure to meet thee, Tarnished. I am the witch Renna. I'd heard tell of a Tarnished hurtling about atop a spectral steed, and upon looking into the matter, the talk, I surmise, is of thee. Thou art possessed of the power, no? To call forth a spectral steed named Torrent. Ah, as I had hoped, I was entrusted this for thee by Torrent's former master. Tis a bell for calling forth spirits. Summon them with it. From ash and return to the earth tree, the spirits will obey thine command but briefly, as they recall battles past,
Now it is thine to do with as thou wishest. Perfetto, abbiamo trovato, siamo tornati alla chiesa di Elle per due cose. Volevo far triggerare lei, ma in realtà pensavo dovessimo tornarci di sera, in realtà. I doubt we shall again meet. But all the same, learn well the lands between. How long will it be, I wonder, before the tarnished tire of obeisance to the two fingers? Dicevo, nella mia prima partita ci sono tornato, scusate un attimo che bevo. Nella mia prima partita c'ero tornato di sera, quando si è triggerata, invece a quanto pare basta tornarci e diventa automaticamente sera e compare. Perfetto. Ciononostante, in realtà ero venuto qui per fare un'altra cosa. Allora, voglio farvi vedere che il venditore ha accesso a due messaggi. Ampolla di balsamo portentoso, vedete? E messaggio punti di sosta in rovina. Chiaramente io so già il contenuto di queste lettere, però le compro per farvi vedere come Elden Ring va a suggerire al giocatore possibili side quest. Allora, compriamo questa e questa. Poi abbiamo ancora altre rune, questo permette di creare vaso d'acqua santa, però non ci interessa, chiara pietra, però non ci interessa, freccia d'osso, questo ci interessa perché voglio comprare un arco. Ok. Qua abbiamo in possesso uno di 20. No, non lo compriamo perché le rune in possesso ci servono per comprare l'arco. Nice to do. Perfetto. Allora, andiamoci sicuramente a sedere. Acceleriamo il tempo fino al mattino. E andiamo a prendere l'arco. Allora, ci andiamo ad equipaggiare le ceneri da guerra, così ve le faccio vedere. Allora, equipaggiamento, io vado a borsa, qui nella freccetta in basso, assegna, scelgo i generi di lupi solitari, in maniera tale che tenendo premuto triangolo, premendo la freccetta sotto, evocherò i lupi solitari. Quando avrò l'occasione vi farò vedere. Allora, quindi, quante cose, ragazzi, quante cose ci sono da farvi vedere. Io non voglio avere fretta, me la voglio giocare tranquillamente e voglio farvi vedere tante cose. Ad ogni modo, allora, siamo andati da qui a qui, poi a qui. Proseguendo di qui ci sarebbe la main quest, che noi non faremo. Andremo ad esplorare dapprima quest'area qui a sinistra, per poi concentrarci a quella a destra. Ok? Oh, attenzione. Ci sono dei pipistrelloni, no, sono in lontananza, va bene. Allora, innanzitutto andiamo a prendere qualche animale, qualche ossa sottile di animale. Vi ricordo che quando siete a cavallo, L1 permette di attaccare verso sinistra, R1 verso destra. Mentre invece R2 ed L2 permettono di fare l'attacco caricato, vedete? Invece L2 dall'altra parte. Allora, verso sinistra abbiamo notato dalla mappa che c'è una sorta di spiaggia. Ossa di animali. Fungo. Prendiamo un po' tutto quello che troviamo, ragazzi. Ci serve per craftare. Eccola la spiaggia. Lui ci dà una penna remigante. Queste penne, ragazzi, servono per craftare delle particolari frecce
che ci che permettono di avere una gittata più ampia. Ok, lui non ci ha droppato niente, ma va bene così. Allora, non credo di essere abbastanza forte. Aspettate un attimo. Non so se l'hanno patchato, però quando salite a cavallo, il mio consiglio è di prendere... Ah, scusate, ho sbagliato. Di prendere l'arma a due mani, perché dovrebbe fare più danno. Oggi è uscita una patch, non so se l'abbiano patchato onestamente. Se lo manchiamo, però. Ok, lui ci ha preso invece. Allora, ci toglie metà vita. Vediamo quanto gliene togliamo noi. Poca. E si potrebbe battere. Ops. Forse è un buon momento bere. Se lo prendiamo in testa, secondo me. No, non sembra cambia così tanto, sai? Forse non l'abbiamo preso in testa. Ci ha preso bene qua. Però in realtà questi colpi fanno più male a torrente che non a noi. Via. Ma mi sa che è andato giù, sai. Eccolo qua. Ma ci ha dato qualche anima in più che possiamo utilizzare per comprarla. Ad ogni modo, ragazzi, voi potete evitarlo, eh? Potete evitarlo. Vabbè, l'ho combattuto più per, diciamo, mettermi alla prova. Voi potete tranquillamente evitarlo. Quindi scendete di qua, lo evitate, continuate. E continuate a seguire la spiaggia. Allora, lì in fondo c'è un qualcosa di particolare che non vi faccio vedere. Scopritelo durante la vostra partita. È molto molto particolare. Preferisco che lo scopriate da soli. Qui ci sono questi mostri abbastanza inquietanti. Non saprei neanche come definirli. Proseguendo, vediamo un po', vedete là sopra sempre il castello Gran Tempesta. E proseguendo abbiamo questo gruppo di nemici. A cavallo è tutto molto più semplice, ragazzi. Quando potete combattere a cavallo, in realtà... non lo riesco a prendere. Quando io ho un problema, quando gioco con il lock col cavallo mi perdo. Ok, ci ho droppato una pietra arcobaleno, perfetto. E proseguendo di qui sulla spiaggia, sotto queste rovine abbiamo un falò e abbiamo un mercante, perfetto. Allora, acquisteremo da questo mercante l'arco. Allora, arco corto. Richiede destrezza 10. Ok, dobbiamo effettuare un level up. Giusto. Ricettario dell'armaiolo. Permette di craftare la freccia d'osso incendiaria. Allora, ci andiamo a comprare
ma ci andiamo a comprare. Allora, abbiamo 1200. Allora, ci andiamo a comprare sicuramente l'arco. Poi contiene informazioni relative alle ascidie di terra. Allora, ci andiamo a comprare questo. Informazioni relative ai troll scavapietra. Ci andiamo a comprare. E poi abbiamo anche i soldi per comprarci la ricetta. Oh, perfetto, perfetto, perfetto. Ci compriamo tutto. Dunque, dovremo livellare un punto a destrezza per poter utilizzare l'arco. Lo faremo. Andiamoci a leggere... Allora, questo qui, quindi non lo dobbiamo leggere perché semplicemente l'abbiamo imparato. Andiamoci a leggere questi due messaggi. Allora... andiamo a leggere tutti i messaggi perché non li abbiamo letti. Allora dovete andare, guardate, nell'inventario dovete andare all'ultima tab, informazioni, vedete? Qui trovate tutte le cose del tutorial, ma trovate anche i messaggi che abbiamo comprato. Allora andiamo a vedere, messaggio. Allora, ampolla di balsamo portentoso. Nella terza chiesa di Marica, a nord di Tetrobosco, c'è un'ampolla di balsamo portentoso. Attraversa il ponte sulla strada maestra e segui la mulattiera a nord. Vedete, ci indica proprio una strada. Qual è questa strada? Vi faccio vedere. Allora, menziona delle cose che ancora non abbiamo sbloccato. Ciò nonostante, questo è il ponte della strada maestra e questa è la strada a nord. Quindi, andando di qua, prima o poi dovremmo raggiungere questa terza chiesa di Marica. Poi, nel frattempo ha aggiornato anche Horizon, punta di sosta in rovina. Qualcuno si nasconde nei punti di sosta in rovina lungo le strade di Sepolcride. Anche questo non l'abbiamo ancora sbloccato, quindi per ora è inutile... sindacare, ma quando incontreremo da queste parti il punto di sosta in rovina dovremo guardare sotto perché si nasconderà qualcuno. Ascidie di terra. Le ascidie di terra sono vulnerabili dove toccano il suolo. Il veleno può essergli fatale. Questo è molto interessante per combattere questa tipologia di nemici, mentre i troll scavapietra, le teste dei troll scavapietra sono segnate da antiche ferite, il che significa presumibilmente che colpendoli alla testa dovrebbero ricevere più danno. Vedete, tutte queste informazioni sono informazioni che si possono scoprire direttamente nel gioco. Allora, abbiamo l'arco. Prosegue la mappa di qua, vero? Sì, prosegue. Andiamo a vedere... perché dovrebbe esserci... dovrebbe esserci una caverna. Oh ragazzi, io l'ho giocato solo un'altra volta, eh? Quindi non è che lo so a memoria, ovviamente. Ho trovato degli scheletri. Sì, possiamo saltare. Allora, io mi ricordavo ci fosse una caverna, vi dico la verità. Quindi cerchiamola un attimo. Anche proprio per scrupolo personale. O forse magari era un'altra spiaggia che c'era. Ah, è lì. È lì, è lì, è lì, è lì. Ok, 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 ok. Caverna costiera. Beh, diamogli un'occhiata, no? Che poi questo è il danno degli open world, che sono così pieni di roba interessante che poi in realtà ti perdi a fare robe. Il punto è che comunque il personaggio tu continui a livellarlo, quindi comunque prendi degli oggetti interessanti. Allora, ragazzi, io esploro come se fosse la mia prima volta, perché in realtà non è che ora ricordi proprio le aree iniziali, cioè tutte le aree iniziali, eh.
Ok. Ci ha droppato un randello. Allora, fatemi guardare bene. Allora, di qua forse si può scendere. Però mi sa che è la stessa strada di qua, va bene. Vai, Astrid! Alla ricerca della lampada perduta. L'avete mai visto il cartone animato di DuckTales, Alla ricerca della lampada perduta? Da bambino era uno dei miei cartoni preferiti. Oh, ci ha preso! Ma quello è un po' più grosso, o mi sbaglio? Beh, sì, ma gli abbiamo fatto male lo stesso. Ops. Ok, abbiamo trovato una scheggia di vetro con nulla di che. Ah, a proposito, ma sapete che si può attaccare con la torcia, vero? Ci sono dei nemici che sono vulnerabili al fuoco. Allora, qua abbiamo la possibilità di evocare... Allora, se siete interessati voi potete farlo, io vorrei provare senza. Vorrei provare senza, anche in realtà non mi ricordo il boss che c'è. Dai, proviamo. Ah, sono due. Ah, ok, mi sono ricordato. Sono due. Ok, 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 ok. Vabbè però. Iniziamo dai minion. Infligge sanguinamento. Allora, vediamo un po'. Ci sono finiti i minion. E moriamo, mi sa, ragazzi. Mi sa che moriamo. Prima morte, va bene. Allora, utilizzeremo... non l'evocazione, onestamente, anche se loro sono parecchi. Utilizzeremo le ceneri. Qualora dovessi morire un'altra volta, utilizzeremo... anche magari l'evocazione. Perfetto, abbiamo trovato gli attrezzi da sartoria. Vediamo che cosa fanno. Ui, sono arrivati gli amici Fritz. Inventario.
permette di modificare l'armatura presso i luoghi di grazia. Ok, vabbè, non ricordavo qual era. È il lago da cucito, fantastico. E il lago da cucito invece... Grosso ago da cucito ricurvo, simile a una zanna, e custodito gelosamente da Bok, il semiumano. Ok, abbiamo ucciso Bok, il semiumano, evidentemente. Allora, bene così. Allora, abbiamo ripetuto una volta di troppo quest'area, ma va bene così. Ce l'abbiamo fatta solamente con i lupi. Qualora aveste dei problemi, avreste potuto evocare il tizio lì fuori. E a questo punto andiamo a ritornare. Che cosa c'è di qui? Si prosegue. Ah, ragazzi, in realtà sono anche io alla scoperta, perché non è che ricordi. Bene. E mi sa che c'è un'altra uscita, sapete? Eccola qua. Oh! E si scoprono cose insieme a voi, ragazzi. Si scoprono cose insieme a voi. Nella mia partita non lo avevo fatto. Va bene, benissimo, va benissimo. Ecco come si raggiunge quest'isola. E infatti, avete capito, eravamo qui, abbiamo raggiunto questi. Fantastico. Vedete quante cose si scoprono. Io evidentemente lì, nella mia prima partita, avevo ucciso il boss. Ero andato a teletrasportarmi all'inizio del livello, all'inizio del dungeon, e non avevo continuato per quella strada subacquea che ci ha portato. Fantastico. Allora, sediamoci un attimo a questo luogo di grazia, così ci riforniamo le ampolle, ma qui dentro... Chiesa della Comunione Draconica. Non ci credo, nella mia prima partita non sapete quante volte menzionava questa Chiesa della Comunione Draconica, io pensavo che fosse un dungeon avanzato, invece è qua... Mannaggia la Peppe. Ragazzi, questa guida serve più a me che a voi. Oh, fantastico. Quindi presumo che qui... Rituale della Comunione Draconica. Ho capito. Qua possiamo dare un cuore di drago e ricevere in cambio... Fantastico. Uno di queste cose. Fantastico. Chiarissimo. Chiaramente, ragazzi, vabbè, spoiler, ci sono dei draghi da abbattere qui in Elden Ring, e io ne ho abbattuti un paio nella mia prima partita e mi chiedevo dove fosse questa chiesa del rituale draconico. Eccolo qua, fantastico, va benissimo. Allora, faccio una piccola pausa e ci vediamo tra un attimo. Ok, rieccomi. Allora, quindi, siamo arrivati alla chiesa della Comunione Draconica, io direi che possiamo teletrasportarci indietro. Allora, quindi, la spiaggia l'abbiamo esplorata. Se non erro dovevamo effettuare un level up. Un level up per avere il punto a destrezza che ci serve. Destrezza 10, perfetto, per poter utilizzare l'arco. Dopodiché andremo ad aggiungere un punto a vitalità. Ebbene così, fatemi disattivare il wifi al cellulare. Bene. Allora...
Chiaramente non abbiamo niente. Allora. Possiamo andare. Allora, abbiamo preso l'arco, possiamo andare. Allora, innanzitutto andiamo a creazione oggetti e creiamo delle frecce. Creiamo delle frecce piumate e poi delle frecce d'osso. Bene. E le andiamo ad equipaggiare entrambe. Qui mettiamo queste e qui mettiamo queste. Poi andiamo a equipaggiare l'arco. Benissimo. Perfetto. Allora, dardi d'osso, vaso incendiario, ampolle di lacrime cremisi. Benissimo, questa parte l'abbiamo esplorata. Allora, vediamo che cosa voglio farvi vedere. Allora, avevamo trovato quegli oggettini. Avevamo trovato quelle quei suggerimenti. Allora, abbiamo detto che dal ponte della strada maestra, andando a nord e seguendo la mulattiera, dovremo trovare la terza chiesa di Marica. Quindi teletrasportiamoci al lago a nord e andiamo a seguire proprio quell'indicazione del messaggio che abbiamo trovato. Io direi di fare un attimo un combattimento a cavallo contro questo tizio. Ci ha preso. Bene. Preso. Mancato. Non riusciamo a prenderci. Ci ha preso lui. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Bene così. Ho trovato tanta robetta interessante. Allora, qui, da questo telescopio occhio di falco, potremmo andare a vedere tutta l'area circostante, vedete? Per renderci conto di ciò che c'è intorno a noi. Quello che noi dobbiamo fare, aspettate, lo proviamo a vedere dall'occhio di falco. Allora, questo è il ponte della strada maestra, quindi dobbiamo prendere questo sentiero che va a nord. Sulla strada troveremo, vedete, quella casupola. E proseguendo dovremo trovare la chiesa di Marica, che è sapete che non riesco a identificarla. Se è quella lì oppure no. Potrebbe essere quella. Credo che sia questa, ragazzi. Va bene, ci arriveremo. Ci arriveremo. Allora. Quindi, proseguiamo. Io chiaramente sto eliminando i nemici che si parano davanti a noi, però in realtà voi potete tranquillamente evitarli, non bisogna uccidere per forza tutti. Mentre invece questo bisogna ucciderlo, ragazzi. Questo vi dropperà delle ceneri da guerra. No, 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 no. Cenere da guerra, determinazione, vedete?
Benissimo. Oh, un altro amico Fritz, ce lo eliminiamo chiaramente. Ci ha tirato un calcione il cavallo. Là c'è un drop. Lo prendo subito perché sennò poi me lo dimentico, tipo. Ah, una pietra forgiatura, ottimo. Ci ha proprio preso in faccia. Oh, caduto. Benissimo. Oh, ci ha droppato dei pantaloni. Allora, quindi questa è la strada. Dobbiamo andare a nord. Qui. Qui, quindi non dobbiamo seguire questa strada. Guardate che qua c'è una diligenza, non saprei neanche come definirla. Ah, non possiamo prendere senza eliminare. Va bene, va bene, va bene. Li prenderemo in un altro frangente, per ora non ci interessa. Allora, quindi, da qui ci dovrebbe essere dunque, come abbiamo visto, una biforcazione e andremo verso nord. Vedete anche la bussola lì in alto. Ah, questi con le lance, ragazzi, sono temibilissimi. Quando siete a cavallo, eh. Mi sono fatto fregare come un novellino. Dovevamo bere prima. Oh, un altro a cavallo. Va bene, dai, oramai ci siamo, stiamo anche farmando delle anime, giustamente. Scusate, abbiamo il cavallo. Ah, non sono abbastanza. Oh, che cosa c'è lì? Oh, ci ha visto. Ci ha preso bene. Niente, non riesco a combattere quando c'ho il lock al cavallo, quando combatto al cavallo. Devo combattere senza lock automatico. Caspita, qua le stiamo solamente prendendo, ragazzi. Sì, le stiamo solamente prendendo. Morto. Allora, avevo visto. Eccola qua. Oh, ragazzi, abituato come sono alla spada lunga della mia partita, qua sto facendo un sacco di gaffe derivanti dall'utilizzo dell'ascia, che chiaramente, come potete immaginare, molto diversa rispetto alla spada lunga. Benissimo, siamo stati rinforniti. Allora, diamo un'occhiata un attimo alla mappa. Allora, ci stiamo addentrando, chiaramente, vedete, sulla strada maestra. È esattamente quello che dovevamo fare. Però qui c'è una casupola. Ragazzi, questa seconda partita è praticamente una scoperta anche per me, perché magari ci sono delle cose che non ho visto nella mia prima partita, insomma, come quella di prima. Anche se questo quadro mi è familiare, credo di esserci. Capanna dell'artista. Dipinto, nostalgia di casa. No, mi sa che non l'ho.
Mi sa che non l'avevo trovato. Fatemi guardare bene. Credo che dovremmo arrivare... Credo che... Credo che arrivando in questo posto ci possa essere qualcosa. Sapete? Abbiamo trovato anche una pietra forgiatura. Allora, eccolo qua. No, mi sa che non l'ho sbloccato. Opera di un artista errante. Rievocazione di un dipinto intitolato Nostalgia di casa. Sembra che l'artista abbia catturato il paesaggio visto attraverso lo sguardo di chi sta per essere stretto nell'abbraccio della morte. Ancora oggi, visitare i luoghi immortalati dal dipinto permette di conoscere meglio l'artista e gli ultimi momenti del morente. Sì, decisamente dovremo arrivare in questo posto per comprendere. Allora, fatemi vedere. C'è questa sorta di ponte, c'è questa tomba, in lontananza c'è l'albero maestro e una struttura che sembra una chiesa. Va bene, se arriveremo più o meno in una zona simile, è molto Breath of the Wild questa parte, eh? Ma dove siamo qui? Ma sapete che mi sa che questa me la son persa nella partita. Sto scoprendo più cose io, ragazzi, di quante ve ne voglio far vedere a voi, è fantastica questa cosa. Ma giustamente, facendo personaggi diversi, strade diverse, esplorando in maniera diversa, si scoprono sempre cose nuove, ragazzi. Scoprono sempre cose nuove, questo gioco è... Sorprendente. Allora, andiamo a prendere un po' di piume per fare le frecce. Non ho già droppato niente. Allora, qui abbiamo un'altra grazia. Suona il telefono, scusate un attimo. Ok, ci risiamo. Allora, quindi siamo qui. Allora, innanzitutto potete vedere come qui, nonostante noi abbiamo una mappa avvolta dalla nebbia, sostanzialmente sulla strada, cioè le strade sono segnalate, ma non solo, è segnalata anche il posto dove trovare la mappa. Se noi andassimo lì, troveremmo la mappa di questo posto. Vedete? Ciononostante, per ora voglio continuare l'esplorazione. La troveremo sulla strada, vedete? Quindi continuiamo la strada e vediamo dove ci porta. Basta seguire la strada. Seguendo la strada scopriremo dove ci porta. Hello? Is anybody there? Someone who might be interested in rescuing the great Kenneth Knight, servant to the true order and celebrated repudiator of the horse. Grant me succor. Se notate c'è qualcuno che vuole essere salvato, se notate. In realtà io so già dov'è. Però sto comunque liberando l'aria. Voi potreste andare da lui anche senza liberarla, eh? Ops, sono preso bene. Bene. Non riusciamo a prendere. Bene così. Oh, abbiamo trovato grasso magico. Allora andiamo a prendere un po' tutto quello che ci hanno droppato. Abbiamo liberato quest'area. E il personaggio che in realtà vuole essere salvato non è qui sotto, ma è lì sopra.
Vedete? In realtà nella mia prima partita pensavo che dovessi liberare qui e lui tipo saltasse fuori da qualche parte, invece è lì sopra. Ciononostante abbiamo comunque liberato la zona, voi potete arrivare a lui anche senza liberarla la zona, però insomma, sono rune in più. Somiglia vagamente a Morgan, il cantante. Someone who might be interested in rescuing the great Kenneth Height, servant to the True Order and celebrated repudiator of the false. You've come to lend me your aid, have you? Well, that's very kind, but no, the help is very much appreciated, even from a tarnished. Despite appearances, nobility is no prerequisite to serving the True Order. You might have heard of me, Kenneth Height. Next in line as the rightful ruler of Limgrave. Young Tarnished, I would have a boon of you. I want you to take back my fort. It lies to the south, beyond the Mistwood. A knight commander from Stormvale took it. A fool, and plumb mad to boot. Simply obsessed with blood. What are you waiting for? A kiss goodbye? My fort lies to the south, beyond the Mistwood. Take it back for me. Oh, I see. You wish to know the reward. Fret not. The great Kenneth Height is known for his considerable largesse. The celebrations will be lavish indeed upon the dawn of my fort's retrieval. Allora, a sud di Tetrobosco c'è il suo forte. Noi chiaramente ancora non sappiamo come si chiama questo bosco davanti a noi, perché ancora non abbiamo sbloccato la mappa, però ve lo dico io. Questo è Tetrobosco. E a sud, quindi da quella parte, si troverà il suo forte. Quindi a sud, di qui. Quindi, vedete, non è poi così difficile, così complessa da leggere la mappa. Vedete, c'è questa strada. Seguendo questa strada man mano arriveremmo a sbloccarla, oppure possiamo tagliare dritto per dritto all'interno di Tetrobosco, e andando di qua man mano troveremo chiaramente il suo forte. Io direi ovviamente di continuare a seguire la strada. Perché dobbiamo raggiungere la terza chiesa di Marica, no? Guardiamoci anche un po' in giro, magari se ci sono delle robe che mi sono perso nella mia prima partita. Per esempio lì noto delle lapidi che probabilmente servono per... credo per scendere da sopra. Sì. Sapete che cosa dobbiamo prendere dal venditore? Il binocolo, il cannocchiale. Oh, un altro amico Fritz. Vabbè, questo ce lo evitiamo, dai. Questo ce lo evitiamo. Sì, è questa la terza chiesa di Marica. Perfetto. È quella che avevamo visto da lontano. E infatti. Allora, ragazzi. Questa statua vi sarà senza ombra di dubbio familiare. A tutti coloro che hanno il gioco, io chiaramente l'ho tagliata, ma compare nel prologo. Lei è Marica. Viene menzionata nel prologo, fateci caso. E ogni chiesa in cui c'è la statua di Marica possiamo raccogliere una lacrima sacra. Che ora vi faccio vedere che cosa serve. Mentre qui, esattamente come diceva la nota che avevamo comprato dal mercante, troviamo l'ampolla di balsamo portentoso. E in più una lacrima di cristallo cremisi. Ora vi faccio vedere. Allora, innanzitutto abbiamo balsamo portentoso, vedete che prima non avevamo. E possiamo inserire due lacrime all'interno del balsamo, per ora ne abbiamo solamente uno. E cioè la lacrima di cristallo cremisi, che ripristina metà dei punti vita totali.
La seconda cosa che possiamo fare è incrementare il ripristino delle ampolle. Vedete, usare una lacrima sacra per incrementare la quantità. Sì, quantità di punti vita, punti magia ripristinata dalle ampolle incrementata. Questo grazie alla lacrima sacra. Abbiamo mica un seme d'oro? No. Ok. Questo che cosa fa? In basso a sinistra potete notare che ora ampolla di lacrime cremisi più 1. Perché appunto l'abbiamo potenziato grazie alla lacrima sacra. Ogni volta che troverete una chiesa, cercate la statua di Marika e troverete al suo interno una lacrima sacra per potenziare le ampolle. Però abbiamo anche un'altra cosa. Questa. Allora, l'ampolla di balsamo portentoso, che vado a mettere nel secondo slot, che è sostanzialmente una pozione curativa in più. Vedete, ampolla di balsamo portentoso. E oltre a berlo, oltre a ripristinare i punti magia, ci darebbe anche il bonus che ha al suo interno. In questo caso specifico ripristina solamente il 50% dei punti vita massimi. Ma qualora mettessimo un'altra lacrima, per esempio aggiungi il 20% di forza ai tuoi attacchi, quindi avremmo i bonus inseriti all'interno dell'ampolla di balsamo. Quindi insomma è un power up interessante, per ora noi comunque ce lo terremo come fiaschetta curativa aggiuntiva. Ok, dunque, dobbiamo proseguire verso sud ora ragazzi, stiamo sempre costeggiando il bosco, quindi siamo venuti da lì. Proseguiamo. Stiamo sempre costeggiando il bosco. Lì possiamo trovare un albero madre minore, diciamo. Se noi andiamo verso la costa, possiamo anche notare che in lontananza c'è effettivamente un castello. Quello è il forte proprio che menzionava Kenneth, il tipo di prima, Morgan. Nel frattempo è fatta sera, infatti vedete il cielo, Elden Ring, si possono fare gridi che si vogliono sul comparto tecnico, però insomma riesce ad avere panorami molto molto suggestivi, molto suggestivi. Allora, ci stiamo addentrando a Tetrobosco, ragazzi. Allora, questi oggetti magici vanno a creare queste suggestioni che ci indicano la strada verso dei segreti. Mettiamoci accucciati, perché in realtà qua, anche se forse questo boss, questo orso, mi sa che lo dobbiamo comunque combattere. Sto cercando di comprendere come funziona la weapon art. Molto buona, veramente molto molto buono. Becknabur, veramente molto molto buono. Allora, proseguiamo di qua. Non prendo la torcia, ragazzi, perché ho paura che mi veda, ma mi sa che non mi vede, vabbè. Allora, prendiamo innanzitutto la mappa. C'è un bestione. Vediamo il nostro amico Fritz dove va. Ci dovrebbe essere un segreto da queste parti. In genere queste suggestioni ci portano sempre verso dei segreti. Allora, lì in fondo c'è un oggettino. Forse ci sta portando proprio a quell'oggettino. Eliminiamoli quelli là. Va! Ci prendiamo
Ah, una runa aurea, niente di che. Maledetto, dove sei? Benissimo. Lì, ti ho visto. Ah, ci porta alle rovine di Tetrobosco. Sì, vabbè, c'ero arrivato anche senza di lui in realtà, nella mia prima partita c'ero arrivato anche senza di lui. Allora, fatemi pensare un attimo, che cosa dovevamo fare? Sì, abbiamo trovato nel frattempo una nuova mappa, vedete, questo è Tetrobosco. E qui è il forte, vedete? Direi che possiamo... Sì, beh, possiamo provare a liberare questo forte. Ah, non abbiamo abbastanza punti mana per evocare i lupi. Va bene. Questo è più forte. Gli abbiamo bevuto in faccia, non è stata un'ottima scelta. Forte questa mossa. Scappa. Porca miseria. Bisogna stargli alle spalle, però è una parola. Perché ho un'arma più le... Ragazzi, sto sinceramente pensando di cambiarla l'arma, perché proprio non mi ci trovo in realtà. Volevo fare qualcosa anche per magari uscire dalla mia zona di comfort, però veramente proprio le... Anche se la mossa speciale mi piace un sacco. L'abbiamo buttato giù, dai. Vediamo se riusciamo. Non ci credo che ci uccida proprio ora. Bene così. Oh, ci ha rifornito le ampolle. Bene. Allora, sangue animale, dove eravamo? Qui. Prendiamo la torcia che non si vede niente. Quindi ci dovrebbero essere anche dei lupi. Allora, troviamo innanzitutto un forziere. Pietra da forgiatura 2. Ah, ragazzi, ottimo. Diciamo che il gioco ci suggerisce che ci stiamo addentrando in un'area un po' più avanzata. Vedete quando compare il 2. Chiaramente noi stiamo andando...
Ci sono lupi. Ci stiamo addentrando in un'area più avanzata di quella di prima perché c'è il 2. Chiaramente dovremmo rimanere per ora nell'area in cui ci sono le pietre di forgiature 1. Diciamo è questo il modo che il videogioco ha per suggerirti. Infatti, in effetti, questo nemico che abbiamo combattuto era più forte rispetto a quelli che abbiamo combattuto finora. Quindi quest'area sostanzialmente è un po' più avanzata. Però noi ci stiamo andando per prendere dei power-up, giustamente un po' più avanzatucci. Talismano Ascia. Oh! Potenzia gli attacchi caricati. Beh, direi che è proprio appropriata al nostro personaggio. Allora, esploriamo bene queste rovine perché non vorrei che ci siamo persi qualcosa. Quindi, questo l'abbiamo preso. Ma mi sa che abbiamo preso tutto comunque. Eppure io ho avuto la brillante idea di venire a Tetrobosco di notte. Allora, facciamo una bella cosa. Andiamo alla terza chiesa di Merica e andiamo a dormire, diciamo, a riposarci fino alla mattina. Vabbè, ci sta. Avventurarsi a Tetrobosco la prima volta di notte è un classico. Quindi, insomma, anche un po' per... Anche se io credo che Tetrobosco sia tetro anche di giorno, però. Allora, qui abbiamo un albero sacro. Eccolo lì. Direi di andare all'albero sacro. Ma scusate un attimo. Equipaggiamento. No, inventario. Allora, ampolla di balsamo. Punto di sosta in rovina. Che non è questo? Mi sa che è questo. Sì, credo che sia questo. Va bene, ora arriviamo all'albero. Eccolo lì. Basta puntare chiaramente in quella direzione. E lo troviamo. Sì, beh, Tetrobosco è tetro anche di giorno, giustamente. Pozzo sul fiume Siofra. Mamma mia, ragazzi, ma ci credete che neanche questa avevo fatto nella mia prima partita? Ma io mi sento che nella mia prima partita avevo esplorato tutto ed invece mi ero perso delle robe. Ragazzi, è un videogioco, ma veramente una sensazione di cosa così grande non lo avevo dai tempi di Skyrim. Cioè, ci sono segreti in ogni punto. Ma dove stiamo andando, soprattutto? Stiamo andando tipo al centro della Terra. Ragazzi, questa è una sorpresa anche per me, quindi lo stiamo scoprendo insieme. No, vabbè, ma che mi stai dicendo? Ma dove siamo arrivati? Vabbè, questo è spoiler, ragazzi. No. Torniamo sopra. Mamma, che... Cioè, che curiosità che avrei di scoprire... Mamma mia, ragazzi, che curiosità, ragazzi. Ho i brividi, fiume Siofra. Mamma mia, ragazzi, ho i brividi. Torniamo assolutamente indietro. Ah, sia benedetto il giorno che ho avuto in mente di fare questa serie di gameplay, ragazzi. No, ma giustamente, ripassando con un occhio diverso dalle parti in cui sei stato, scopri nuove cose. Mi sembra perfettamente plausibile. Mo mi sta cominciando a venire tipo la claustrofobia. La nostra Astrid. Completamente. Ma guardate che tipo socchiude gli occhi, bellissimo. Precedenti Souls sembravano imbambolati i personaggi. Allora. Sepolcride.
Allora, vicino all'albero maestro, l'albero madre minore, troviamo questi qua che riforniscono, vabbè, non ci interessano per ora. E troviamo i girasoli auri appassiti. Che materiale da crafting, diciamo. Oltre quelli lì che ricaricano le nostre fiaschette. Per ora sono tutte cariche, quindi. Ok, prendiamo tutti questi bei girasoli. Se non è necessario ucciderli neanche, perché tanto. E qui troviamo una lacrima di cristallo chiodata. Perfetto. E una lacrima di cristallo liquiverde. Fantastico. Queste le possiamo mettere nell'ampolla di balsamo portentoso. Quindi ci prendiamo tutti questi girasoli e siamo pronti per andare avanti. Allora, quindi io direi di proseguire per la strada del bosco. Volevate fare... Oh, vieni qua, vieni qui. Questi sono ceneri di guerra gratis, ragazzi. No. Vieni qua. Bene così. Schianto a terra. E questo mi sa già di più interessante. Quelle sono le rovine. Ma dobbiamo andare verso sud. Quindi questa è la strada. Eh sì, ragazzi, non è un fatto di notte, giorno, tetro bosco e tetro a prescindere, mi sa. Perché? Sì, infatti è mattino. Ok, proseguiamo, ragazzi. Usciamo da tetro bosco perché c'ho... voglia di ritornare a rivedere le stelle. Ma quanti? Niente, quando metto il lock automatico lo manco. Diciamo che non è fatto benissimo il combattimento a cavallo, eh. Diciamo delle varie cose di Elden Ring è quello probabilmente fatto un po' peggio. Su questo possiamo essere sereni e tranquilli. Benissimo. Allora, qui possiamo notare che c'è un messaggio lasciato dagli sviluppatori. Attività aperta. Seguendo questo messaggio troviamo un venditore. Tac! Giustamente attività aperta. Vi faccio vedere dove sta, ragazzi, e gli andiamo a posizionare anche tac un contrassegno. Così possiamo recuperarlo, sapere che qua c'è un venditore. A proposito, andiamo a contrassegnare anche quest'altro venditore qui. Benissimo. Allora, andiamo ad acquistare, vediamo un po'. Allora, questo ricettario, un vaso esca, carne pregiata. Il vaso esca non l'ho mai provato nella mia prima partita, vi dico la verità, quindi anche in questo caso sarei tentato di prenderlo per provarlo. Vende delle frecce, che sono decisamente migliori rispetto a quelle, infatti fanno danno fisico 45, mentre le nostre fanno danno fisico 35 perché sono frecce d'osso. Questo scudo ha una difesa fisica del 100%. Non so onestamente il nostro scudo quanto faccia. 76%. Vedete, al centro dello schermo c'è scritto resistenza danni in difesa, fisico 76.0. Quello lì è la percentuale di difesa. Il punto è che in realtà io però non vorrei uscire in realtà troppo dal nostro personaggio. In realtà, nonostante sia tentato di
insomma, comunque abbiamo creato una sorta di barbaro, io mi terrei comunque su quella falsa riga. E questo scudo è ancora peggio del nostro, quindi sicuramente no. Allora, ci andiamo a prendere il vaso esca, dai. Ricettario nomade per costruire il vaso esca, proviamolo. Creazione oggetti, vediamo un po' il vaso esca. Sangue animale, e ci servono... Ah, non abbiamo vasi, non abbiamo vasi. Oh, mica vendi dei vasi. Nope. Ma per cosa... Un vaso incrinato. Scusate. Infatti, perché giustamente non l'avevo... Non serve un recipiente, serve un vaso. Un vaso rituale. Non un vaso incrinato. Ok, scusate, errore mio, non avendolo provato nella prima partita. Io non mi trovo mai con le esche nei Dark Souls, e quindi in Elden Ring non ho preso il vaso esca, però insomma lo volevo provare più per provare cose nuove, insomma, in questa partita, ma non... Giustamente non abbiamo vasi rituali. Va benissimo, va benissimo. Allora, abbiamo trovato questo. Direi di proseguire. Direi di proseguire. Stiamo arrivando al castello... Ci aveva menzionato Morgan. Continuo a chiamarlo Morgan. Eccolo lì. Ah, ma è una giornata uggiosa. Non è che era tetro a tetro bosco. È proprio una giornata uggiosa di suo. Ah no, ecco. Ma scusate un attimo. Quindi la mia teoria è corretta. Cioè, entrando in tetro bosco... Si fa tutto più tetro, giusto? Ecco qua. Sì, infatti. Ok, no. Mi sembrava che avessi detto una cazzata. Quindi, perfetto. Quindi è come dicevo io. Se tu esci da Tetrobosco... No? Ok, sì. Sì, è tipo una maledizione di Tetrobosco, perfetto. Allora, quanta vita abbiamo? Perfetto. Uff, ci sono delle balestre. Le balestre cercano di tenere a bada quei semiumani, se ci fate caso. Possibile che non c'è un luogo di grazia qua vicino? C'è sicuramente un luogo di grazia, scusate un attimo. Ah! Infatti, mi sembrava strano che dovessi farmi... Qualora fossi morto... Mi sarei dovuto fare. Ma infatti è segnalato da questa staccionata. Ah no, semplicemente io sono un cretino perché stavo guardando il cielo uggioso e non ho fatto caso che là ci fosse una grazia. Perfetto. Errore mio. Ci siamo, ragazzi, ci siamo. Guardate i punti di riferimento di Elden Ring là sotto il castello, guardate. Il castello Gran Tempesta lì. Ragazzi, abbiamo assolutamente bisogno di comprarci un cannocchiale, perché vi devo far vedere un sacco di cose. Allora, attenti alla balestra, lo sapevo. Proprio con la testa. Mamma mia. Questo attacco roteante è fortissimo.
Eh sì, come rottura della postura. Ste armi. Fantastica. Ci ha mancato. Va bene, va bene, va bene. È un po' uno spadaccino di serie B. Va bene, va bene, va bene. Allora, troviamo qui un oggettino che è un seme d'oro. Questo qua, ragazzi, permette di incrementare il numero utilizzo delle fiaschette. Quindi noi abbiamo, che ne so, 5 ampolle. Dopo che utilizzeremo questo seme d'oro ne avremo 6. Vi farò vedere. Ma dobbiamo trovare una grazia. Io credo che qui non ci sia un checkpoint. Io credo che a questo punto si tiri dritto per dritto e dobbiamo liberare l'interno. Forte di Height. Qua troviamo delle sanguirose. Ragazzi, quanto odio i topi, voi non ne avete idea. Guardate questo enorme bestio. Qua c'è stato un assalto. Qua c'è stato un assalto di bestie semiumane. Infatti potete notare che anche fuori c'erano dei semiumani che stavano assaltando. Anche nelle foreste c'erano dei semiumani. Quindi loro si stanno sostanzialmente difendendo dai semiumani. Questa è una meravigliosa narrativa silenziosa dei titoli From Software. Allora, ci sono. Questi qua sono dei barili esplosivi. Via, 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 via. Questi sono dei barili esplosivi, ragazzi. Bisogna stare molto attenti. Allora, li rompiamo perché non si sa mai. E ora ci andiamo a prendere l'altro. Ma è rimasto solo lui. È rimasto anche. Mamma mia. È lenta quest'arma, ragazzi, non c'è che dire, è lenta rispetto a prova la spada. Maledizione. Guardate qua che sta rimasto a mezz'aria. Ok, andiamo dall'ultimo amico Fritz. Quanti ce ne siete? Ed eccolo qua. No, sei merdone. Vieni giù, va. Voglio eliminare l'altro scagnozzo. Ok. Allora, siamo arrivati senza cure contro questo qui. Però, qualora morissimo. Allora, vediamo un po'.
Errore. Io ancora l'L2 non ho capito di quest'arma, sapete? Ce l'abbiamo fatta. Genere di guerra fendente sanguinario. Questo è ottimo. Se fate una build su arcano, tenete conto che la statistica arcano, vedete l'ultima statistica, aumenta la scoperta oggetti e aumenta il sanguinamento. Quindi quella genere di guerra è sicuramente interessante, non per la nostra build, ma se state creando un assassino, ad esempio. Ok, credo che abbiamo liberato l'avamposto. Quello era, credo, il cavaliere a cui si riferiva Morgan. Kenneth Haut, là come si chiama lui. Forte Haut. Kenneth Haut. Allora, qua troviamo una sanguirosa. 5 sanguirose, anzi. Saliamo. Non si vede niente. Ok, forziere, fantastico. Medaglione di Dectus. Ah, ragazzi, ok. Non vi faccio vedere che cosa serve questo, perché tanto è un oggetto di gioco avanzato. E quindi è tanto l'altra metà, dovrete trovare l'altra metà del medaglione per utilizzarlo, quindi non leggerò neanche la descrizione, perché questo è uno spoiler. Cioè l'esistenza del medaglione non cambia nulla, insomma, però il che cosa fa preferisco non rivelarvelo. Andate in questa torre e prendetelo. Benissimo, allora abbiamo fatto tutto, quindi io direi di andare a questa grazia, far passare del tempo. Credo che bisognerà accelerare il tempo. Allora facciamo una cosa, sediamoci qua. Allora accelera il tempo. Allora, che ore sono innanzitutto? Allora, è pomeriggio. Quindi direi fino alla mattina successiva, accelera tempo fino al mattino. Quindi facciamo passare un giorno. E a questo punto dovrebbe essere arrivato Morgan. Ah, sono un cretino. No, ovviamente no, non arriva Morgan da solo, glielo dobbiamo andare a dire. Margini di Tetrobosco. Margini di Tetrobosco. Allora, lì sopra, qui sopra era. Potevamo mettere anche un indicatore sulla mappa per ricordarcelo, comunque io ora me lo ricordo, quindi. Eccolo qui. Been waiting for you with bated breath. Did you manage to recapture my fort? Oh, excellent news, just wonderful. And the knight's dead to boot. Well done, my friend, well done indeed. I knew I was right to trust you. Now, here's your reward, as promised. Go ahead, it's all yours. Pugnale d'acciaio madre. Right then, time for me to head to the fort. I've much to do. First, I'll have to re-establish communication with the demi-humans. What's that look? You don't believe me? Well, under the Erd Tree, co-mingling with the demi-humans is made possible. Even the Vulgar shall not be left behind under the rule of true order. Which is why I, Kenneth Haut, next in line as the rightful ruler of Limgrave, have sworn to uphold it. Just you watch, my friend. Just you watch. Dunque, Kenneth Haut, il nostro Morgan, è l'erede al trono di Sepolcride. Quindi sostanzialmente l'intera area di Sepolcride è di questo signore, sostanzialmente, ed è governata qui da Forte Haut. E sostanzialmente
lui vuole ristringere i contatti con i semiumani che cercavano di attaccare il forte, se ci avete fatto caso. Tutto molto interessante in realtà ciò che accade. La storia di Elden Ring non è urlata in faccia al giocatore, ma è sussurrata. Ed è tutta da scoprire. Allora, dobbiamo andare. Beh, in realtà se noi andassimo ora a Forte Height gli potremmo parlare di nuovo, però in realtà per ora non ci interessa fare questo dialogo. Andiamo ai margini di Tetrobosco, che andiamo a utilizzare queste cose che abbiamo preso prima. Allora, sediamoci. Quindi, ampolle. Allora, dobbiamo aggiungere una carica all'ampolla perché abbiamo trovato un seme d'oro. Vedete, usare un seme d'oro per incrementare il numero di utilizzi? Sì. E abbiamo aggiunto una carica. Quindi ora abbiamo una fiaschetta in più, per capirci. Poi andiamo a Balsamo Portentoso, avevamo trovato delle lacrime, possiamo utilizzare questa che incrementa brevemente il vigore e questa potenzia gli attacchi caricati. Noi prendevamo questa che incrementa brevemente il vigore, quindi abbiamo 50% vita massimi e aumenta brevemente il vigore, perfetto. Quindi ora la nostra ampolla, questa qua, oltre a curarci del 50% aumenta, vedete, in alto a sinistra c'è l'iconcina verde con la freccetta che dice che abbiamo un buff alla resistenza. Bene, che altro voglio farvi vedere in questa puntata? Vediamo un po'. Ah sì, chiaramente, il punto di sosta in rovina. Allora, teletrasportiamoci a questo qui, dopodiché discenderemo fino al punto di sosta in rovina. Ok, seguiamo la strada, ragazzi. Seguiamo la strada. Ignoreremo questi gruppi di nemici per ora. Questo era il ponte. Ignoriamo anche lui, a meno che non ci si metta a seguirci. Questa era la strada di cui prima. Continuiamo di qua. Qua c'era la processione, potremmo dire. E quello è il punto di sosta in rovina, credo. Allora, innanzitutto, ecco, punto di sosta in rovina. Noto che... Oh! Sì, non siete malati, non siete pazzi, ragazzi. È un fiore che spara. Ho visto un oggettino lì sopra, sto cercando di prendere quell'oggettino lì sopra. E maledizione. Praticamente From Software è geniale, ha messo praticamente il cavallo di Skyrim, ma lo ha contestualizzato, che qua chiaramente c'è quello che ci interessa. Ok. Mannaggia. Ma dove cazzaro la salti? Ah. Sì, ci avvelenerebbe, ragazzi, ma nulla di che, nulla di che, state tranquilli. Ah. La porzione di... Oh. Ma si può andare di qua, tipo? Ma mi sa che si può andare di qua, ragazzi.
Ci siamo stati avvelenati, non fa niente, non fa niente. Ok, ok, ho capito, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. No, non ce l'ho. Prendiamo questi oggetti sotto al fiore, va. Carne essiccata immunizzante. Ma perché fai questo salto troppo lungo, torrente? Mamma mia, preferisco quasi il cavallo di Skyrim. Almeno quello è buggato, però almeno... Maledizione. Allora, ora andiamo a piedi, ragazzi. Ve lo dico, ora andiamo a piedi. Non morire! Un fiore maledetto. Ma va, tutto sto casino per un giglio di trina. Che delusione. Questo è From Software che ti prende in giro. Va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, ragazzi, quel fiore lì... Non so neanche se volerlo abbattere, onestamente. Vediamo. Ok, l'abbiamo ucciso, dai. L'abbiamo estirpato più che ucciso. Ci droppa polvere di Miranda. E ora siamo pronti per esplorare il dungeon. Ah, ma c'è una boss fight. Va bene, proviamo a batterlo, casomai poi ci ritorniamo, dai. Ah, c'è questo qui. Vediamo se ce la facciamo, ragazzi, anche se c'è il veleno che ci sta prosciugando. No, ovviamente no. Vabbè, ci eravamo arrivati già morti, ragazzi. Testa di zucca folle. Va bene, ora ci arriviamo dritti per dritti. Ah, statua di Marika. Grandissima From Software che ha spiazzato le statue di Marika. La migliore invenzione dai tempi della penicellina. Ah, la statua di Marika. La migliore delle invenzioni di From Software. Fantastico. Allora, il punto di sosta in rovina non è qui. È qui, ok. Pronti. Non volevo fare questo, volevo fare questo. Porca miseria. Questo ti tira una testata. Altro che Materazzi questo, ragazzi. Altro che Zidane, scusate. Schiva, brava. Brava Astrid. Bevi. Questa ho sottovalutato, ho sottovalutato. Brava Astrid, schiva così. Schiva, schiva e colpisci. Bam, l'abbiamo presa alla testa.
Questo chiaramente è il posto peggiore dove colpire la testa. Di nuovo. Anche il moveset dell'arma che non aiuta. Allora, lo so che sto cacciando scuse su scuse, però insomma chiunque gioca i Souls mi capisce benissimo. Allora, l'ho preso un sacco di volte alla testa perché l'attacco potente dell'arcia è dall'alto verso il basso, invece nella spada quando tu fai l'attacco potente è un affondo, capito? E quindi questo mi ha tratto in inganno. Allora, abbiamo scoperto la grazia perduta, perfetto. E allora, vi dico che cosa c'è oltre questa porta, però non ve lo faccio vedere. Oltre questa porta c'è una persona che vende incantesimi. Scusate, vende stregonerie. Però non ve la faccio vedere, va bene? Quindi siamo al punto di sosta in rovina, qui. Questa infatti è una cella fatiscente. In questa cella c'è uno stregone, che non dovete è amico. Però non ve lo faccio vedere, sempre per il discorso del non voler fare spoiler. È un bel momento, quando aprite questa porta è un bel momento, vorrei che lo scopriste nella vostra partita. Ok, in questo finale di puntata andremo qui vicino, vedete, siamo vicini al lago. Dobbiamo andare verso ovest. Qua c'è la processione che avevamo visto prima. Fuck. Pietra da forgiatura funerea, ottimo. Allora, come potete vedere, lì in fondo c'è il sepolcro dal quale siamo usciti e qui abbiamo un lago. Questo lago però è speciale, molto speciale. Allora, innanzitutto ho visto un falò lì in fondo, andiamo a vedere perché voglio vedere che cosa c'è lì. Pare che ci sia un oggettino. Trancio di carne, vabbè, niente di strano. Abbiamo delle rovine che esploreremo nella prossima puntata. Vedete, qui siamo vicini al sepolcro e ora che ci penso questo sembra molto simile al dipinto che abbiamo visto l'altra volta. Ok, va bene, anche questa cosa la faremo nella prossima puntata, ma voglio farvi vedere soprattutto chi incontreremo nella prossima puntata, ragazzi.